Alghero, Mario Bruno ha convocato una conferenza stampa con gli altri sindaci della mobilitazione per i low cost. Quali sono le novità? C'è un parere? Ci sarà un confronto con la Regione? Ma intanto un parere sulla base dell'accordo con la Regione. Il confronto è sul sistema di incentivi. Da un lato la Regione dice che occorre attendere il pronunciamento dell'Unione Europea, noi diciamo che gli orientamenti europei 2014 sono abbastanza chiari. Per questo confronto giuridico abbiamo sentito il professor Ernesto Stagliano, che ha formulato un parere. Il professor Stagliano è sicuramente una delle più autorevoli figure dal punto di vista giuridico del settore aeroportuale, non solo, e il suo parere è molto chiaro. La possibilità di dare degli incentivi sulla base degli orientamenti europei è possibile per Sogea nei confronti dei vettori, naturalmente senza alterare le condizioni di concorrenza. Tutti devono essere messi alla pari e devono conoscere naturalmente l'entità degli accordi e soprattutto l'entità, insomma, dei prezzi stabiliti sulla base di indici, di benchmark. La possibilità naturalmente alternativamente di valutare i ricavi incrementali ex ante e quindi la possibilità per l'aeroporto di generare utili rispetto, insomma, all'esborso pubblico senza incorrere in aiuti di Stato. Ciò è possibile, ci dice il professor Stagliano, anche nelle more di un pronunciamento dell'Unione Europea, che tra l'altro è basato su un'altra tipologia di principi, cioè si basa la legge 10/2010 sul SIEG, mentre il pronunciamento che lui fa e che è possibile sulla base di orientamenti comunitari riguarda il PIM, cioè il pubblico investitore in un'economia di mercato. Tutto sommato ha confermato quello. Quello che era l'indirizzo dei sindaci, devo dire lo fa con dettagli, con particolari che naturalmente adesso esporremo e che renderemo pubblici. E lo facciamo senza nessuna polemica, lo facciamo dicendo alla Regione, il 3 c'è l'incontro a Roma col Ministro Delrio. Insieme... C'è stata un'interlocuzione con Ryanair proprio dopo il provvedimento del governo di tagliare stata, è in corso, e il 3 agosto ci sarà, diciamo, il momento culmine, il momento finale, devono essere soddisfatte le tre richieste, riduzione delle tasse, e si è fatto già un passo avanti con il decreto enti locali convertito in legge. Ora occorre naturalmente da parte di Delrio dare garanzia anche sui 350 milioni per il 2017-2018 che andranno in legge di stabilità, però con un capitolo di spesa già individuato da parte dello stesso governo. Poi revisione delle linee guida, sono pronte, così ci ha detto Delrio, e dovrà naturalmente su questo avviare il confronto anche con Ryanair, dimostrare che ci sono e che, diciamo, vanno incontro alle loro richieste. Il terzo punto è il sistema di incentivi. Su questo c'è una discussione, una trattativa in atto, ma soprattutto occorre fare in modo che si sblocchi da parte della Regione la possibilità di dare incentivi. Noi diciamo che è possibile, che probabilmente era possibile anche in passato. La Regione attende il pronunciamento europeo, che comunque dovrebbe arrivare nei prossimi giorni.